Oggi vi facciamo vedere come si monta il parasassi e la bobina a filo su un decispiratore stile FS120. Tutto l'occorrente lo troverete all'interno della confezione. Partiamo dal paragambe. Si prende il paragambe e si inserisce la striscia nera che fa da protezione ulteriore ed in più, dopo vi faccio vedere, si metterà una lamerina per poter tagliare il filo della stessa lunghezza in ambedue le parti. Si inserisce fino a che non fa lo scatto, che lo vedete tramite questo apposito ripiego. Dopodiché si prende la lamerina, si inserisce nell'apposito incastro, si mette la vite e con la chiave si va a stringere. Ecco qua. Dopo, molto semplice, le quattro viti si vanno ad incastrare nel suo alloggio, si avvitano leggermente con le mani per essere sicuri che la filettatura sia inserita bene. Dopodiché, con la chiave, si va a stringere. Controlliamo bene che tutte e quattro siano strinte. Ora siamo pronti per passare al montaggio della bobina del filo. Allentiamo il dado che vi ricordo è sinistro. Leviamo la rondella che si utilizza solo per il montaggio del disco di ferro. Dopodiché andiamo ad avvitare direttamente la bobina del filo nella filettatura, sempre sinistro, quindi si avvita al contrario. Fatto ciò, con la spina andiamo all'interno del foro a bloccare l'utensile di taglio e con la mano andiamo a serrare in modo definitivo. Ecco fatto.